Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Io sono il vostro Zaki e oggi siamo qui in questo nuovo video di Minecraft. Oggi vi mostrerò la mia casa in questo server vanilla fatto con degli amici. Iniziamo. Qui c'è un bellissimo cuore per voi iscritti. E se lasciate un commento, vi ricordo che io vi lascerò un cuoricino al commento. Io e le mie ripetizioni. Andando avanti, qui c'è una bellissima tenda, stupenda, vuota però è stupenda, certo. Ci ho messo l'anima e il cuore per uccidere tutte queste pecore, raga. Dato che le ci so io non avevo voglia di farle. Ma non mi sono fatta anche un po' di carne. Entriamo dentro. Vediamo se qualcuno trova dov'è la vera casa. Probabilmente molti di voi l'hanno già trovata, dato che dite che una persona con due piccoli diamanti incantati e una spada di diamanti incantata sia così povera. Vabbè, qui ho enderpearl giusto per usare come deposito. Ecco qui, ragazzi. Già vedete gli stone brick sotto. Vi oscuro tutto. Intanto qui c'è una fornace, un alambicco, un anvil che si sta rompendo, ma va bene. Una blast furnace e un stone cutter. Pronti, ragazzi, per girare la visuale. 3, 2, 1. Let's go. Oh mio Dio. Qui sotto c'è una crafting table per risparmiare spazi. Allora, questa parte qui l'ho fatta con gli scalini di quarzo, con dentro la lava. Così fa luce e non devo sprecare torce nella zona di passaggio. Ed è veramente molto bello, secondo me. Veramente, veramente molto bello. Qui c'è la zona enchant, che secondo me è una delle cose più belle di questo posto. Dato che è fighissimo, ragazzi. Ci sta un sacco. Azzecca moltissimo. E poi mentre muro in nether brick e soffitto in blackstone. Troppo bello, troppo 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 bello. Qui c'è la zona armature con il mio colore preferito, scusate, con il mio colore preferito, ovvero il blu, probabilmente anche di molti voi, fatta in cuoio, va bene, ovviamente. Quella in ferro, che è fatta di ferro, non ve l'aspettavate. Quella in oro, fatta in oro. Quella in diamante, fatta in diamante. Quella dell'end con testa di drago e litra, che si sta per rompere. Guardate quanto è grossa. Oh, sì. Oh, yeah, yeah. Oh. Elytra e pantaloni incantati con Curse of Vanish e stivaletti d'oro incantati. Poi qui la mia armatura di diamante incantata. Aspetta un attimo, ragazzi. Qui c'è un problema. Oh, sì, più forte. Sì, piccio. Oddio, raga, sta esplodendo qualcosa. Oddio, raga. Oh, mio Dio. Attivare i tasti permanenti. Adoro. Andiamo avanti con la casa. Passando qui, vabbè, la zona enchant già ve l'ho fatta vedere. Qui c'è un'altra zona di passaggio, che è c'è una zona di passaggio per arrivare alla zona di passaggio, adesso vedrete, dove ho messo il deposito. Qui c'è la roba, qui c'è sono gli oggetti rari, tra cui due mappe del tesoro. Volevo dirvi che se arriviamo a 5 like nel prossimo episodio prenderò queste due mappe e andremo a cercare i due tesori di Minecraft per vedere cosa troveremo al loro interno. Andando avanti, stessa cosa fatta lì dietro, ma con l'acqua, con all'interno la glowstone, sempre per la cosa del non sprecare, cioè del non usare le torce nella zona di passaggio per non sporcarla. Entrando qui abbiamo la farm di canna da zucchero qui all'interno. Vabbè, funziona ovviamente, e adesso vi faccio vedere anche come funziona. Qui c'è una porta, se tipo dovessi entrare un giorno per modificare canne da zucchero con bambù, magari mi servono stick o cose così. Passando qui, qua ci sono gli observer, che appena vedono una canna da zucchero nascere, danno l'impulso di redstone a tutti i pistoni sotto. Cioè, quando ne spawna una, tutti quanti i pistoni vanno, facendo sì che sia la seconda che la terza riga si spacchi e sotto con un sistema di hopper verso destra li portano dentro la chest. Lì c'è una bellissima scritta, tra l'altro, guardate quanto è bella. Pochi l'avranno notata. E andando qui c'è la farm di zucche e di angurie fatta da 3 e 6 blocchi. Bellissimi, 6 blocchi. Ovviamente, ragazzi, ho fatto crescere tutto apposta per il video. Lì non posso perché sennò gli observer spaccano tutto in 2 secondi, quindi... Rip, mangiamo intanto che succulento. Qui intanto abbiamo la farm di grano, patate e carote.
Come prima abbiamo messo il grano con dentro glowstone nell'acqua, giusto perché è bello, bello, sexissimo. Qui carote, sempre con glowstone, qui. Che strano rumore, c'è proprio concavo, proprio quando fai tipo sembra, però come se il legno fosse vuoto. E poi qui quello di carote, cioè di patate, però ancora non ho messo la glowstone, dato che non ce l'ho in questo momento. E qui le bacche. Appena avrò le barbabietole, farò questa stessa cosa fatta con le patate e con le carote, con granula, allungherò facendo anche le barbabietole e questa qui di bacche andrà più lontano. Andando avanti, sempre avanti, dato, andando avanti, 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 abbiamo finito in realtà. Vabbè, sì, l'ultima parte ci starebbe, ovvero questa parte qui, dato che tra un po', qui allungherò con altre stanze, appena avrò idee su cosa fare. Magari un giorno in futuro vorrete un aggiornamento di come starà andando questa vaniglia, boh, non so, non so, non so. Adesso voglio farvi vedere lo spawn e la farm di Enderman, dopodiché vi posso anche lasciare. E anche la miniera a sto punto. La miniera. E veniamo qui. Qui c'è lo spawn, ovvero la gente quando spawna, spawna esattamente in questo punto qui. E niente, cioè spawni qui e vai dove ti pare. Qua c'è il random teleport, qui c'è il portale dell'Ender. E niente. È semplicemente questo, e sopra con le scale c'è il portale del Nether. Cioè, che tra l'altro è bellissimo. Cioè. Ditemi se non è stupendo sto portale del Nether. Tra l'altro ce ne sono quattro, non si sa perché. Però sono belli, c'è da dire. Bellissimi, anzi. Ma come scendo? Vabbè, però. Ah, c'era il posto, vabbè. Adesso volevo farvi vedere la farm. Anzi, prima vi faccio vedere la farm di cactus. E tra l'altro non so neanche come funzioni, probabilmente sarà la stessa cosa fatta con il bambù o roba lì. E qua è fatta da un mio amico. Qui c'è la farm di cactus, è tutto pieno, nessuno li vuole i cactus. Cosa ci devi fare con i cactus? Capito? Cactus, sì, vedete? Qui è tutto pieno di cactus, nessuno li tocca da anni e anni e anni. E come ultima cosita da farvi vedere in questo video c'è la farm di Enderman. Anzi, la miniera prima e poi la farm di Enderman. La miniera c'è, cioè, raga, proprio basilare. L'ho costruita io 4 giorni fa. Ancora lì avevo il piccone in ferro. Non avevo ancora la piccozza in diamante. E semplicemente, guardate che ho fondato il 26 marzo 2021. Dato che io sono entrato da molto poco, però Minecraft non è chissà quanto lungo, ecco. Andiamo qui, vedete, in fondo c'è l'acqua e niente, niente. E poi, vabbè, quello ve lo faccio vedere alla fine. Andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo nell'End e vi mostro la farm di Enderman. Lì avrete visto un'altra persona. Non ho neanche io letto chi sia, probabilmente è Lao. Probabilmente Lao, sì. Credo di sì. Andiamo e vi faccio vedere la farm di Enderman. Oddio, raga. Quante sono forti, ragazzi. Vabbè, spawniamo allo spawn. Un po' storti, ma. Vabbè, portale dell'End. Semplicemente, ragazzi, spawnali perché il letto in realtà è mio. E l'ho accusato, l'ho distrutto. E niente, però c'ho ancora il comando slash home. Dopo ve lo faccio vedere a sto punto. Vi porto alla farm di Enderman. Tutti insieme ci andiamo e ve la faccio vedere, tutta bella succulenta. E andiamo avanti, avanti, si passa per di qua, si va dritti, 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 dritti. Ma aspetta, ma se io. Mamma mia. LOL. Stupendo, ragazzi, adoro sto coso, sta cosa, sta cosa, sta cosa, sta cosa, sta cosa, sta cosa. Andiamo dritti, continuiamo ad andare dritti. Facciamo un po' di salti, belli belli, succulenti. Corri. Andiamo, andiamo, andiamo. No, andiamo, andiamo. Lì c'è una crafting table, lì dove inizia la farm di Enderman. Ovvero, se andiamo qui sotto. Mi ha detto che gli Enderman sono altri 3 blocchi. Voi vi mettete qui. E spadate quanto volete, ecco. T/home. Così potete tornare direttamente a casa, dato che, cioè, io vengo qui, faccio T/set home e niente. Niente, niente.
Ultima cosetta che vi volevo mostrare era, non mi ricordo neanche io, eccola invece, sì, me la ricordo benissimo, era l'acquario, e poi vi volevo dire il motivo del quel cubo di Bedrock, ma tanto da un po' si sposterà tutto, e poi a quel punto lì vi farò vedere, lì c'è l'acquario, bellissimo, stupendo, non si sa perché però fuori spawnano delfini, non si sa benissimo, i delfini sono troppo carini. Poi qui c'è questo blocco di Bedrock, dato che un mio amico ha detto che ultimamente gli stanno rubando i diamanti, hanno rubato uno stack e quindi se l'è chiuso. E adesso, come ultima cosa, se riuscissi, ce l'ho Enderpearl, sì, che benessere. Faccio vedere questo bellissimo arco naturalistico, se riesco. Oddio, ma sono scelta. Oh yeah, baby. Entriamo qui dentro. Aspettate, vi faccio vedere dentro dove si entra. Si entrerebbe da qui. Venite, c'è tutto il coso con i bambù, gli alberi con le liane. Troppo bello, ragazzi. Veramente bellissimo, 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 bellissimo. Adoro, adoro, adoro. E niente, questo semplicemente era per ora. Cioè, in realtà ci sarebbero altre case, ma sono lontane, quelle dei miei amici, per evitare sempre ladruncoli, casa, cose così. E niente, semplicemente niente, niente, semplicemente niente, ecco. Questo era il villaggio. Ditemi se il video vi è piaciuto, un commento, like, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo video. Bella bella!